Io adesso farò delle interviste per far parlare le persone che stanno protestando per sapere chi sono e che cosa vogliono. A pochi mesi di distanza dalla cena elettorale raccontata da Angelo Siino, nel settembre dello stesso anno ci fu la staffetta tra Samarcanda di Michele Santoro e il Maurizio Costanzo Show in onore di Libero Grassi, un imprenditore che ha pagato con la vita la sua denuncia delle collusioni tra mafia e politica. Quella sera davanti al televisore c'erano tutti, anche il boss Giuseppe Guttadauro e Salvatore Aragona. Ma io guarda, ho sempre avuto la simpatia con Michele. Perché rispetto ad altri che sono cagarini, questo è una persona normale, che sa fare quello che è, eccetera. Di certo deve fare il politico. Però dico, un politico come a dire io questa cosa da così la posso fare da così piuttosto che così. Allora, mettiamo l'acqua. Tu tutto sommato, tutto che fai quando si presentò già il Catodice o il Teatro Massimo, cioè, come conosciamo tutto il mondo. Io con simpatia direi che cazzo, finalmente uno che sbaglia un certo non è compassato o esso meglio tutto, si è comportato da cristiano emotivo, ma che stanno sbagliando, non me ne sto fottendo niente. Ma che cazzo fa? No, voglio parlare prima con il signore lì, vuole venire avanti per cortesia? Vuole venire qui? No, venga qui, venga qui. Venga qui. Venga qui. Venga qui. Venga qui. Dove ci mettiamo? Venga qui. Allora, dica quello che c'ha da dire. Se mi dà il microfono parlo liberamente. Voglio dire soltanto che qui stasera... Vorrei parlare pure io. Siccome ho sentito pazientemente, ho ascoltato per 3 ore tutte le buffonate che avete costruito, chiedo 2 minuti in silenzio, credo che abbia il diritto di farlo. Solo 2 minuti. C'è in atto una volgare aggressione alla classe dirigente migliore che abbia la Democrazia Cristiana in Sicilia. Una volgare aggressione. Questa è la civiltà, vede? L'avete costruita sapientemente. Perché avete bisogno di delegittimare le persone migliori che abbiamo perché questa Sicilia vada sempre più in fondo. Perché quello di stasera, il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera, fa più male alla Sicilia di 10 anni di delitti. Questo avete fatto stasera e non ve ne rendete conto. Se siete servi di qualcuno, se siete servi di qualcuno, se servite a qualcosa, va addebitato alle vostre coscienze. Le vostre coscienze devono rispondere del danno che avete fatto alla Sicilia.